Buongiorno da Carmine Albanese, notizie dell'ultima ora. A Foggia, cartelli con minacce di morte sono stati affissi ieri pomeriggio sui tronchi degli alberi in una zona pedonale di Foggia, dei cartelli con minacce di morte al procuratore della città Ludovico Vaccaro e a un maresciallo dei carabinieri. Una testimone ha raccontato di aver visto un uomo di circa 60 anni attaccare questi manifesti. I carabinieri stanno indagando e visionando le immagini di videosorveglianza. Melfi, detenuto, schiaffeggia sovrintendente. Nella tarda mattinata del 9 giugno un detenuto del carcere di Melfi ha sferrato due schiaffi al sovrintendente di polizia penitenziaria di servizio e lo ha sfidato ad affrontarlo in un duello. Il sovrintendente è stato trasportato all'ospedale di Melfi con una prognosi di 7 giorni. A denunciare l'episodio è stato Leo Beneducci, segretario generale dell'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria. Elezioni, bassa affluenza anche in Basilicata, ieri urne aperte per 5 referendum sulla giustizia e in 22 comuni lucani anche per le elezioni amministrative. L'affluenza in regione è stata bassa, il 16,7% per quanto riguarda i referendum, in calo rispetto al dato nazionale che si attesta intorno al 20,8%. Per le amministrative è andato a votare il 57,02% dei lucani, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale che era al 61,03%. Potenza Calcio, progetto giovani e nuovo stadio. Si è tenuta la conferenza stampa del nuovo presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, allo stadio Viviani di Potenza. La conferenza si è aperta con il botto, con l'annuncio di Sebastiano Siviglia come nuovo allenatore, mentre sarà Natino Varrà il nuovo presidente, il nuovo direttore sportivo. Il presidente Macchia ha annunciato Salvatore Caiata come presidente onorario e una programmazione a medio-lungo termine che mette al centro i giovani con una nuova cittadella dello sport ed uno stadio che deve avere una capienza minima di 12.000 posti. Da Carmine Albanese è tutto, buona giornata.